Anche a voi piacciono i washi tape? A me un sacco! E questa volta voglio farvi vedere come creare dei washi tape personalizzati. Come sempre vi chiedo di mettere un like a questo video e di iscrivervi al canale facendo clic sulla campanella che trovate qui sotto per sostenermi e ricevere tutte le notifiche. Ed eccolo qua, questo è il prodotto nuovo che ho appena acquistato e voglio mostrarvi. Questo è un accessorio della stampantina Printmaker e serve per andare a realizzare soprattutto nastri e nel caso specifico washi tape. Qua ho preso anche una confezione, ve la farò vedere adesso un pochino più nel dettaglio, con tutti i tipi di washi tape, nel senso con tutte le varie dimensioni. Apro qui insieme a voi questo prodotto per farvi vedere che cosa c'è all'interno. Una volta aperta la confezione, questo è ciò che troviamo. Allora, per prima cosa abbiamo la base, non so se riuscite a leggere il nome, chiaramente il nome deve essere dalla parte corretta, quindi la metto in questa posizione, ho il nome con la scritta verso l'alto e poi ho tutti questi piccoli accessori. Cosa sono? Sono degli accessori appunto per nastri e washi tape di diverse dimensioni, quindi li abbiamo di 15 mm, di 10 e di 25. Togliamone da parte, mettiamo anzi da parte alcuni e teniamo quelli intermedi, questi qua da 15. Dovete semplicemente andarli a incastrarli così, vedete è molto semplice, quindi così, uno a destra e l'altro a sinistra, in questo modo qua. Ora cosa facciamo? Andiamo a prendere la nostra confezione di washi tape, che è questa qua. È una confezione con 6 diversi rotoli di differenti dimensioni, quindi apriamo un attimo, vi faccio vedere. Vedete che ci sono proprio quelli piccolini piccolini, ce ne sono due un pochino più grandi e poi questi che sono quelli belli spessi, quindi con una larghezza abbastanza elevata. Quindi andiamo a prendere quelli che ci occorrono a noi e andiamo a inserirli qua nell'accessorio. Prendiamo il nostro washi tape e cosa facciamo? Allora, da una parte, quindi dalla destra, andiamo a inserirli così, quindi verso il basso, quindi dall'alto in basso, verso sinistra facciamo l'opposto, quindi dal basso in alto, e lo facciamo uscire in questo modo. Fatelo uscire una piccola parte qua e allargate un po', come sto facendo io, perché poi andremo a utilizzare la stampantina per andare a personalizzare il nostro washi tape. Vado a prendere il mio cellulare, spero di farvi vedere bene ciò che sto facendo. Sono nell'app Printmaker. La prima cosa che vado a fare è questa, quindi faccio clic su questa iconcina e poi faccio clic su connetti a stampante. Attendiamo un attimo che si colleghi. Eccolo qua, si è collegata a questo punto, non so se avete sentito il classico suono. Chiudiamo e adesso andiamo a cercare una grafica, quindi una grafica per esempio natalizia. Io scelgo questo tipo qui, quindi questo che si chiama Cozy and Bright. Faccio clic e vedete che mi fa vedere l'anteprima di tutte le immagini che ho a disposizione. Queste sono le clip art, qua i pattern, qua i template. Io posso scaricare l'intera raccolta, quindi vado a far clic su download. Attendiamo un attimo che venga eseguito il download. Ed eccolo qua, come potete notare su My Collection, quindi praticamente nella home page dell'app, trovate la raccolta che abbiamo appena scaricato, si chiama Cozy and Bright. Vedete che abbiamo tutte le clip art e poi pattern e template. Io vado a selezionare un pattern, per esempio posso selezionare questo qua con i pupazzetti di neve o questo con un pochino più lungo, insomma poi scegliete voi quale vi piace di più. Vado a mettere questo con i pupazzetti di neve, vado a attivare
metto il flag qua, vedete, su ripetizione, quindi faccio in modo che la stampante mi ripeta più volte e vado a mettere per esempio 10 per, e poi faccio clic su invia alla stampante. Quindi attendiamo un attimo per, ecco qua, avete sentito il beep, a questo punto è stato inviato alla stampante, andiamo a prenderla. Eccola qui, questa è la mia printmaker, è ancora nella sua base. Se volete conoscere bene il funzionamento di questa stampante o come si effettua il setup, troverete comunque un video dedicato. Io vado a togliere adesso appunto la base dalla stampante e vado a posizionarla qui all'interno di questo di questa base quadrata. Prima ovviamente di azionarlo vi faccio notare che qua c'è una lucina, la lucina mostra praticamente dove verrà stampato il nostro, diciamo, la grafica che siamo andati appena a realizzare. Per avviarla dobbiamo premere qua, attendere il beep, ecco che ha fatto il beep, vedete che anche la luce adesso è più lunga. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Con una mano teniamo fermo qua il diciamo il nastro, il washi tape, con l'altra muoviamo la stampantina in modo che si muova anche tutto il blocco qua sotto. Al termine togliamo la stampante e andiamo a eseguire il taglio. Per esempio qui, allora vi faccio solo vedere che se si presenta una macchietta tipo questa, il problema è solo come avete messo il nastro, cioè non è stato tirato perfettamente, quindi possiamo eventualmente andare a tagliare, andate a tagliare appunto della grandezza che vi interessa. Io per esempio taglio questa parte qui, andiamo a togliere anche tutto il resto così lo vedete un pochino meglio. Eccolo qua, guardate quanto è carino come è venuto, lo faccio vedere anche un pochino più da vicino, anche i colori sono sempre brillanti, molto belli. E quando volete andare a prendere un pezzetto di nastro, vi ricordo che è un vero e proprio washi tape, quindi ovviamente qua alla parte adesiva, vi faccio vedere, eccolo qui, vedete che è adesivo, quindi potete andarlo a attaccare dove volete, anche per i vostri progetti, per scrapbooking oppure per alcune vostre realizzazioni personalizzate, se dovete mettere per esempio delle cornicette o anche per i vostri regali di Natale, potete anche andare a personalizzarli con nomi, con frasi carine, insomma potete andare a creare veramente qualsiasi cosa con questo accessorio per printmaker. Vi ricordo anche una cosa importante, che questi nastri possono essere utilizzati anche per la Colop, quindi se non avete printmaker ma avete stampantine Colop, non vi preoccupate perché i materiali possono essere usati per entrambi i prodotti, quindi potete realizzare la stessa cosa anche se avete Colop iMark oppure Colop iMark Create. Diciamo che la printmaker è un pochino più simile all'iMark Create rispetto alla Colop normale, nel senso che ha un po' meno funzioni. A questo punto il tutorial è terminato, vi ricordo come sempre che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.